Grazie a voi, grazie a Katia Bastioli per l'invito. Allora, il mio intervento vuole essere una testimonianza, anche perché dal punto di vista dello scenario credo di poter sottoscrivere dalla prima all'ultima parola l'intervento introduttivo di Katia Bastioli, quindi non sarei in grado di aggiungere nulla né di più profondo né di più interessante rispetto a quanto ci ha proposto. Katia, provo a raccontarvi perché, insomma, poi nascono certe collaborazioni e proviamo a portarle avanti con energia tutti i giorni. Io rappresento un settore che 15-20 anni fa, alla fine degli anni 90, ha vissuto la propria tempesta globale, lo hai citato come termine diverse volte. Lì, insomma, l'inizio degli effetti della globalizzazione si faceva sentire e noi eravamo veramente in difficoltà ed eravamo anche in un momento in cui, dal punto di vista dell'opinione pubblica, insomma, non è che ci fosse grande attenzione al nostro settore, si pensava che in qualche modo il nostro settore si sarebbe ridotto a un pugno di grandi imprese, probabilmente orientate alla produzione di grandi commodities. Oggi sono passati 15-20 anni, 15 anni da quel momento e ognuno di noi è abituato a leggere sui giornali che cos'è l'agricoltura italiana. E credo che questo percorso sia figlio di una reazione quasi istintiva che noi avemmo come mondo rispetto a quella che era una tempesta globale che stavamo in qualche modo subendo. E la reazione quasi istintiva è stata quella di andare controcorrente e di provare a puntare su tutto. Sulla capacità di innovare quello che era il nostro elemento di forza, cioè il nostro modo di essere, la nostra tradizione, il nostro modo di essere italiani e le caratteristiche dei nostri territori. E quindi abbiamo iniziato un percorso con un ruolo sicuramente importante di Coldiretti, ma un ruolo rafforzato dal fatto che le nostre imprese ci hanno creduto e hanno scommesso investendo nelle loro aziende. Ricostruendo proprio un po' il modo di vedere l'agricoltura, ma anche poi di intendere i nostri prodotti e i nostri servizi intorno a una serie di parole chiave che poi portano con sé dei concetti e ovviamente delle riflessioni più profonde, come distintività, qualità, sicurezza alimentare e la capacità di abbinare la tradizione al territorio e alla capacità ovviamente necessaria di innovare. Questo in modo molto breve ci ha portato ad un'agricoltura che oggi ha sicuramente ancora delle difficoltà, ma che può iniziare a vantare alcuni primati fondamentali anche rispetto alla competizione globale. Al di là ormai del ruolo importante del Made in Italy anche dal punto di vista economico, per quanto riguarda l'export del nostro cibo, siamo l'agricoltura, pur avendo una tradizione di piccole imprese che spesso operano in territori svantaggiati, che sono più o meno la metà del nostro territorio nazionale, che esprime il valore aggiunto ad ettaro più alto, che esprime il numero di occupati ad ettaro maggiore e quindi che in qualche modo sa essere competitiva nonostante i propri elementi, se vogliamo, di criticità rispetto alle teorie economiche più classiche, delle economie di scala, dei grandi numeri, eccetera. Insomma, in qualche modo ci siamo trovati in modo empirico, quasi senza rendercene conto all'inizio, interpreti di un modello diverso di fare agricoltura e di intendere lo sviluppo dei territori, dove sostanzialmente la parola limite, su cui oggi stiamo riflettendo, da vincolo sta diventando sempre di più un'opportunità. L'ambiente e il paesaggio nella visione agricola classica, che è ancora imperante anche in molti paesi industrializzati, in molti paesi sviluppati, vede ad esempio le parole come ambiente e come paesaggio come un limite. Un limite perché non mi consentono di ampliare i miei spazi, di utilizzare tutta la chimica non verde, ma quella che insomma qualche problema crea nei miei campi, nelle mie coltivazioni, eccetera. Noi abbiamo provato invece a giocarla in chiave di opportunità e oggi abbiamo tra i vari primati il primato del numero di imprese agricole e biologiche rispetto al totale europeo. E abbiamo sicuramente una capacità complessiva nei territori di fare rete rispetto alla capacità di gestire dei paesaggi in modo pulito, in modo efficiente, farli diventare comunque un luogo piacevole in cui far arrivare i nostri turisti. E abbiamo giocato, ad esempio, la chiave dei vincoli ambientali invece in un'opportunità per fare sicurezza alimentare.
e anche su questo fronte ci sono dei parametri oggettivi che ci credo danno giustizia al lavoro degli agricoltori, come ad esempio il residuo di prodotti chimici nei nostri cibi. Noi siamo 10 volte sotto la media europea, 30 volte sotto la media dei paesi terzi. Quindi credo che piano piano si stanno, insomma, mettendo in campo e traducendo in risultati concreti questa capacità di leggere il limite non come un vincolo ma come un'opportunità. In questo percorso i giovani stanno avendo un ruolo molto molto importante, perché ci credono e perché investono davvero nelle loro aziende, spesso anche non arrivando dal nostro settore, quindi con tutta la difficoltà di trovare terra, di trovare credito per provare a investire in questa attività. E in questo percorso abbiamo l'orgoglio di avere con noi non solo la nostra, come dire, base associativa più classica, quella delle famiglie che fanno agricoltura, ma anche ormai grandi imprese agricole con cui abbiamo l'orgoglio di vivere insieme questo percorso. E penso ad esempio a Bonifiche Ferraresi, che, con cui collaboriamo proprio nella logica di far dimostrare che anche una grandissima impresa agricola in termini di superficie, in termini di potenziale economico, può lavorare nella logica del limite, nella logica di quello che è poi il nostro modo di intendere l'agricoltura. Il tema del limite lo abbiamo portato anche sul fronte delle persone, e quindi anche le persone che hanno dei limiti fisici o che hanno delle difficoltà, dei disagi, oggi trovano nell'agricoltura uno spazio, e quindi stiamo costruendo attività sociali che sono anche figlie della difficoltà che noi abbiamo sui territori rurali di avere i servizi magari più essenziali, penso a un asilo nido piuttosto che a un luogo in cui ospitare gli anziani che hanno dei problemi o che sono soli, e provando a giocare su quella capacità di trasferire le competenze che erano un tempo dello Stato in qualche modo impegni della comunità, come ricordava l'avvocato Guzzetti prima. Entro in chiusura invece in modo convinto anche sul tema dell'energia, del no food, della chimica verde, perché evidentemente questo è un tassello importante di questo modello di agricoltura, e noi abbiamo voluto fin dall'inizio guardare con molta curiosità a questo settore, credendoci, però non credendo a scatola chiusa in tutte le possibilità che questo settore poteva dare. Siamo stati e siamo tuttora molto critici anche, e lo siamo soprattutto quando siamo davanti ad alcune derive. Katia Bastioli diceva che le derive non stanno nelle tecnologie ma nel loro uso sbagliato, no? E allora penso ad esempio a tanti impianti di produzione di energia da biomasse sui nostri territori, che invece di utilizzare la legna dei nostri boschi, che non sono mantenuti spesso sui territori, fanno arrivare navi provenienti dall'altra parte del mondo, perché non ci fermiamo davanti al limite, ad alcuni limiti di sostenibilità ambientale, perché il denaro alla fine continua purtroppo in alcuni contesti ad essere l'unico parametro di riferimento. Però abbiamo scelto invece di lavorare fin dall'inizio sui diversi territori in cui Novamont sta investendo, proprio perché abbiamo colto in Novamont la volontà invece di giocare un ruolo attivo sui territori, quindi non di imporsi sradicando in qualche modo quelle che erano le tradizioni e le potenzialità anche di produzione di cibo, che diventa e rimane l'elemento centrale dell'agricoltura. E con loro abbiamo investito fin dall'inizio, insomma, è stato ricordato il primo esperimento, poi man mano cresciuto in Umbria sul Mater B, e poi via via rafforzato, e che oggi vede una nuova collaborazione molto molto significativa in Sardegna, significativa per quello che rappresenta in Sardegna, ma significativa perché anche questa nuova esperienza può essere moltiplicata in molti territori marginali del nostro paese, in particolare del nostro sud. Sul cardo, poi ho avuto modo di leggere questa mattina, insomma, e lo potrete leggere voi, insomma, il dettaglio di questo progetto. Credo che qui si intersecano tanti elementi positivi che cito rapidamente e vado a chiudere. Intanto andiamo a lavorare su terreni marginali, dove il cibo non si riesce a produrre. Lo facciamo valorizzando una specie botanica che è da sempre nei nostri territori, facendo una ricerca intelligente, totalmente italiana, guidata da Novamont, che ci porta a esaltare le caratteristiche naturali
di questa pianta, il cardo selvatico, e arriviamo ad ottenere veramente un piccolo miracolo da una pianta che di solito è considerata un infestante in quei territori. Perché avere intanto un olio che ha un altissimo potere lubrificante, che stiamo testando e iniziando a commercializzare nella rete dei consorzi agrari, è un elemento incredibile. Cioè la natura ci dà un olio lubrificante che va molto meglio, perché questo ci stanno dando come risultati le analisi che stiamo facendo, rispetto agli oli di sintesi, elemento importante. Dall'altra parte l'aspetto della biomassa per la produzione di energia che serve per l'impianto industriale e non solo. E poi la partita, la sfida grandissima del pannello proteico da utilizzare come fonte di proteine per gli allevamenti. Perché quando un paese sceglie, e l'Italia anche dal punto di vista del governo lo ha fatto, la strada di essere libera da OGM, ci deve arrivare con grande coerenza in tutti i suoi aspetti. Allora la rete dei nostri consorzi agrari, che sta producendo con un marchio unico su tutto il territorio nazionale mangimi che oggi hanno proteine provenienti dalla soia no OGM, è pronta, e stiamo facendo i test proprio in Sardegna, proprio negli allevamenti di pecore, dal nostro presidente regionale che ci ha scommesso in prima persona insieme ad altri imprenditori della nostra Sardegna, per fare in modo che questa componente possa diventare sempre di più la componente proteica dei mangimi italiani liberi da OGM, e quindi creando un'alternativa rispetto a una dipendenza che storicamente avevamo e che oggi mano a mano si va a ridurre. Insomma, questo è un po' il perché della nostra scelta di lavorare con Novamont, perché Novamont rappresenta il modo, secondo noi, più intelligente e più sostenibile di intendere l'integrazione fra agricoltura e produzioni no food, che siano plastiche, che sia produzione di energia, che sia produzione di componenti chimici più in generale. In questo percorso ovviamente non manchiamo di svolgere il nostro ruolo più classico di supporto, di proposta rispetto alle istituzioni regionali, per fare in modo che ci siano nei piani di sviluppo rurale, in tutte le altre possibilità, quel giusto intervento di supporto alle imprese agricole che scelgono di scommettere una sfida, soprattutto quando si parla di culture nuove e che portano in noi dal punto di vista culturale anche qualcosa di strano rispetto, no? Coltivare un infestante è qualcosa potenzialmente strano, e quindi serve inevitabilmente anche un contributo economico che consenta di gestire una coltura, tra l'altro come quella, che è sostanzialmente pluriennale, perché nei primi anni richiede un investimento che non dà un ritorno economico. Questo in estrema sintesi è quello che noi stiamo provando a fare con convinzione. Ringrazio ancora Novamont non solo per avermi invitato oggi, ma per quello che stiamo facendo e continueremo a fare, credo, negli interessi dei nostri agricoltori, ma più in generale del Paese. Grazie.